Do you know what time I woke up this morning? No. What time did you wake up? 5 a.m.? Oh, you poor thing. And your pillow's too hard? I'll get you a feather pillow. The pillows are too hard. Nella donna con i tacchi rossi, perché anche se era più piccola aveva più carattere. Io dico sempre che questo ruolo di Anne, la segretaria, è un ruolo a noi attori di teatro, lo chiamiamo un ruolo che in capito è sempre tutti, il mio carattere, che non lo scrive con le sangue, e il tempo inglese per capire, non è senza carattere, e io amo comunque i ruoli con carattere, vedo io forti che tengo. Quindi insomma, mi sono trovato all'ultimo momento con la spesso mia capella, essendo carente di percento, per un po' di piedi, mi davano come il giorno, no? Allora, io devo fare un buono che non le davano, poi io devo fare, una donna per spettare, che nel momento la tutta americana se n'è andata, e io ho preso il suo posto per fare questa segretaria. Comunque, ho avuto delle alcune situazioni, ma di fare mi sono liberata con l'ora finale. Hello.
Dan. I'm sorry, I wanted Peter. He's gone. He's left Italy. I did something so... It's like there are two people in me. I was wrapped in all the things they did in English, unfortunately. Good evening. Hi, everybody. I started dubbing my face only in Macaroni by Lettore Scola, as I was playing with Jack Lemmon, and the film went to the Oscar, and it was obliged the actress to speak with her own voice. I was allowed since Macaroni after many things that I put it in English, dubbing English, because I'm a fellow doctorate. In Greece, I think they could have left my Italian accent and my voice, which is a very particular voice. E quindi ho potuto doppiare solamente Macaroni e Opera. This is my real voice. E tutti gli altri mi hanno doppiato whoever. I think I had a lot of in Unchained, but I never go to see the film without my voice. I understood. I only listened to the Italian one, dove c'è la mia voce, la mia interpretazione, quello che ho pensato. E come fa un altro? Nelle pause, diciamo, nel recitale, era molto bene, nel recitale era un grande professionista. Dario ci litigava tanto, ma Dario spesso, poi si fatto, si è preso in questo globo di infetti, da un altro diverso, in un certo senso, o si sente fenomeno, si è diverso, si è una donna di concerti, quindi era una diverso ragazzo anche lui. Che erano molti, per esempio lo scena dell'omicidio di John Saxon, così con la luce bianca, una cosa formidabile, o l'assassino di Tony Francesa, o molto mi piace quando Giuliano Zenda c'è tutto il diritto che succede a Toronto, in ogni paese del mondo dove io dico cosa fa il pubblico, salta su come anche la mia morte in opera, quando solamente il cervello di Toronto. Oppure insomma tanto il cielo che Mario sa non solamente trovare per fare paura. Se parliamo di sangue, devi pensare che la fotografia di Tovoli che si spiega era il sistema tripatto, no? Quindi evidenziava fortissimamente tutti i colori. Il sangue lì era molto rosso, ma poteva diventare anche giallo rocca, anche blu. Il fondo, la direzione della fotografia era di un allievo di diciamo, Tovoli, che si chiama Mancadani. Quindi diciamo lui ha usato un altro sistema, in certi momenti anche il dark blue. Un sistema che non si sa quasi mai, per esempio quando Marco si affaccia il cervellino dalla finestra, perché è un blu molto forte, dunque il sangue di Inferno in qualche modo è più blu del sangue di Sofia e del sangue di Tenebre, perché in Tenebre torna alla direzione della fotografia di grande diciamo Tavoli, e perché la faccetta realistica di fare questi bianchi accecanti, anche il rosso diventa estremamente rosso. E la scena dove un cavallo viene applicato il braccio, cioè per spizzo di sangue, e quell'effetto lì che è stato girato solo una volta, lo fece personalmente Dario come una specie di punta, sai, come una punta di bicicletta molto più grande, e per caso
tutto questo immenso si è incagliato su questo muro bianco, che è un effetto estremamente magico, perché ama questo tipo di effetti. Poi quella scena è stata molto tagliata, quindi da questo immenso si è incagliata che copriva tutta la parete, è diventato un pezzettino, poi un pezzettino più corto, poi sempre più corto, e addirittura quando poi la Laria si è sposata con Silvio Berlusconi è stato del tutto tagliato. E adesso inizia una versione, non c'è un video di colore, quindi adesso abbiamo rimesso tutta la versione iniziale. Guarda, ci sarà sempre qualcuno che mi realizza sui film gialli, sulla letteratura gialla, per tanto tempo è stata considerata una sottocultura, una sottoletteratura, un genere, capito? Per me non è un genere, un genere magnifico come il basso di Roma, che è magnifico, di forte. Quindi, essendo una grande appassionata, al di là del fatto che ho avuto la fortuna di scrivere e interpretare questo tipo di cinema, io non ho nessun idealismo e quindi il comunismo riguarda gli altri, capito? Ci saranno sempre le persone a cui danno voglia di vedere il sangue, o che pensavano che una donna viene uccisa per il sangue con consentimento, no? Quindi, invece, appunto, l'assassino per me può essere una donna per gli altri. Bello è sempre stato sottoposto a molte fratture, mi ricordo il terrore con cui andava al ministero, perché le giurie che in Italia giudicano un film se passa meno di 14 o di 18, che ora è cambiato tutto, ma all'epoca era così, quindi era molto importante per il cinema italiano che piace ai ragazzi che avesse al massimo un divieto ai 14, perché sarebbe stato controproducente dal punto di vista economico. E quindi mi ricordo che andava con uno scolaretto piccolo degli elementari col papà e quindi sempre mi volevano dare 18 anni, allora bisognava ritornare in censura, ma quella era una fase che io come attrice non seguivo, mi veniva raccontato naturalmente, però no, io fanno le Danelle, il padre di Dario o Claudio o Dario stesso, perché non è una fase che partecipo, non vivo, se non mi stesso. Molto giovane, ancora non lo conoscevo, a 30 anni cominciavo dalle prime di Cristallo, aveva avuto questo incredibile successo, mi raccontava il regista Elio Pietri con cui ho avuto la fortuna di recitare in un film ottimale, la proprietà non è più furto, che non era un film giovane, un film diciamo grottesco sociologico, e mi spero che mi aveva molto impressionato le riprese di Roma, raccontata con questi colori rossi, con dei tetti diversi che non si erano visti. Questo carattere negativo, le prime musiche belle di Morricone, poi il salto dovuto a me che sono stata io a scegliere di affrontare Gaslini, che sono rosso del gruppo di Rana del Nobre, quindi prendere una parte preponderante di musica nuova, immaginare un po' come tanti videoclip che sono rosso, che sono anche spezzato con le diverse musicali, come se fossero tanti videoclip, ha apparentato Dario. Siamo una rockstar, era molto popolare, se lo dico, che aveva continuamente una copia. Ancora adesso quando vado al circo, con la mia nipotina Anello, lui aveva il braccio di Anello, perché il circo le portava le nostre figlie da piccola al circo, adesso continua la stessa cosa. La nostra prima nipotina, con delle donne che risultano il nostro maestro, la terza, c'è ancora un impatto di grande popolarità, ma naturalmente meno, perché le persone sono... un po' indebolite come spesso accade, insomma, sono dei registi che rimangono fortissimi se penso ad Olivera fino a 90 anni e gli altri che sono un po' più datati, forse vado a in questo momento di la film perché l'altro è un po'